comunque, no, mi dica lei. Ah, è stata una bella partita. Abbiamo giocato alla pari con la capolista, potevamo vincere come potevamo perdere alla fine, che abbiamo commesso qualche ingenuità nel finale e abbiamo rischiato di perdere. C'è stato il primo tempo, loro hanno trovato il gol, c'è stata una grandissima reazione, la prestazione c'è stata, però non ho visto questa differenza tra la prima e noi. Si vedeva, sì, il distacco che c'è in classifica di tantissimi punti. Sì, sì, per come abbiamo giocato c'è questa differenza. Però, ripeto, credo che il risultato sia giusto per quello che hanno fatto tutte e due le squadre. Però credo che l'atteggiamento sia stato quello di una squadra che la voleva vincere fino alla fine. Anche i cambi sono stati voluti per provare a vincerla fino all'ultimo minuto. Sì, sì, abbiamo messo davanti De Marchi per mettere più fisicità. A centrocampo due palleggiatori come Cretella e Igor, quindi sì, ho cercato cambiando sistema perché Canovò aveva speso tanto, ha fatto una buona gara fino a quel momento e poi niente, peccato, ripeto, abbiamo avuto un'occasione finale noi, ma anche loro alla fine potevano far gol. Senta, subito pronti via, ha deciso di schierare i due ultimi arrivati, Cannavò e Bortolussi. Una buona risposta da parte di entrambi che insomma sono subito adattati, anche se ovviamente Bortolussi era osservato speciale, la difesa del Pordenone ci ha dato dentro per cercare di neutralizzarlo. Sì, ma hanno fatto bene tutti e due, comunque due ragazzi che erano fisicamente erano pronti, anche a livello tattico, tutti e due in passato hanno giocato col 4-3-3, hanno giocato anche da punta tutte e due, quindi mi dà la possibilità anche di variare durante la gara o addirittura dall'inizio. Ecco, alla luce anche degli altri risultati che immagino abbia saputo, immagino che lei dica è una buona partita, è un buon pari e il pari è il risultato più giusto, però un po' di rammarichetto. Ma sempre, a me piace vincere come a tutti, quindi cioè, il rammarico c'è. Però le prestazioni sono sempre positive e mi dispiace per i ragazzi perché fanno tanto, si impegnano e meriterebbero qualche vittoria in più. Ecco, dobbiamo trovare continuità sulle vittorie, però questo è un campionato, un girone molto equilibrato, non c'è niente di scontato, basta vedere i risultati anche di oggi. Quindi noi dobbiamo lavorare come stiamo facendo, dobbiamo trovare, ripeto, solo continuità, qualche vittoria in più. Effettivamente un girone ancora apertissimo, i risultati di oggi parlano chiaro, quindi è un Padova che ancora insomma pensa, può pensare di risalire, ma non poche posizioni, anche diverse. Sì, il nostro obiettivo è una partita alla volta, è cercare di vincere le partite che facciamo. Poi alla fine vedremo dove saremo in classifica, ma siamo concentrati una partita alla volta, anche per non mettere troppa pressione a questi ragazzi. Parliamo anche un attimo del gol di Vasic, bellissimo. Sì, bellissimo, un giocatore, un ragazzo di grande prospettiva, avrà un grande futuro. Credo sia un piacere anche allenarlo, adesso non per togliere meriti agli altri, tutti si impegnano, però lui è proprio, proprio anche bello da vedere. Sì, sì, poi ha grandi margini di miglioramento, secondo me può migliorare ancora tanto, poi da tanto alla fine poi bisogna cambiarlo perché ha speso tanto, però un ragazzo veramente di prospettiva. Se ci sono domande da studio, velocemente. Lei ha già capito insomma com'è la situazione, dice il collega Palopoli dallo studio, cosa vuole fare il Padova da grande, un po' ha già risposto, no? Vince le partite, quindi
cioè, vogliamo vincere partite, adesso ci prepariamo per Salò e cercare di battere la Ferrari, cerchiamo sempre di migliorarci e vincere, diamo continuità ai risultati, ripeto, manca la vittoria, cioè la vittoria nel senso continuità delle vittorie, però le prestazioni sono sempre migliori. Mister Torrente, mister, oggi un'ottima prestazione del Padova, nel finale poteva finire in tutti i modi perché avete avuto l'occasione voi, l'avete avuta loro. La miglior notizia è che la differenza in classifica in campo oggi non si è vista, credo. La tua analisi è perfetta, sì, non si è vista la differenza. Potevamo vincerla come potevamo perderla, però la prestazione è stata ottima.